Riprendo la parola e seguendo il programma, come previsto, vi dico molto velocemente, in pochi minuti, alcune diciamo, attività di Libre Italia che purtroppo quest'anno, grazie sempre, un grazie che non è un grazie al Covid, non abbiamo potuto svolgere la nostra attività come sempre, cioè la nostra attività prevalente sono e partecipare e organizzare delle conference presso scuole, presso enti pubblici, presso il territorio italiano, diffondere appunto non solo LibreOffice ma tutto il software open source. Anche quest'anno avevamo in programma diverse manifestazioni, non ultima la conferenza a Roma che, come sapete, è slittata fino poi alla cancellazione definitiva e siamo passati alla conferenza online. Ma questo diciamo, non ha impedito comunque di mantenere i contatti con varie realtà, lo dimostra anche la presenza di oggi di varie personalità, insomma. E, quest'anno siamo riusciti solamente a fare un evento in presenza, l'evento di Como, che siamo andati con piacere sul lago a fare questo evento. Per il prossimo anno invece speriamo che l'emergenza Covid finalmente finisca e ci dia la possibilità di tornare a viaggiare per l'Italia e a portare il cosiddetto verbo del software open source e di LibreOffice. E a tal proposito, come consiglio, avevamo pensato di creare un gruppo diciamo referenti regionali o diciamo di referenti zonali più che regionali, perché potrebbe anche esserci un referente che rappresenta più spazi e più luoghi. Vi invito infatti, manderò anche una mail più avanti, vi invito a dare la vostra disponibilità, se ci sono più persone disponibili per zona, per regione, meglio, in più si è, meglio si lavora, anche perché non si carica tutto il lavoro a una persona sola, ma bensì viene distribuito su più persone. Creare i referenti regionali è utile per avere un feedback di quello che sta succedendo nelle varie zone, un feedback molto rapido e molto puntuale che ci dà la possibilità di organizzarci per tempo. Molte volte noi siamo stati accusati giustamente di non dare la notizia diciamo con il sufficiente anticipo di un evento piuttosto che di una conf. Ecco, questo non è sempre stato a colpa nostra, ma purtroppo è stato dovuto anche al fatto che non avendo questi rapide comunicazioni non siamo riusciti a organizzarci in tempo per poi dare una comunicazione con largo anticipo. Avendo i referenti regionali, sapendo cosa si può organizzare o cosa non si può organizzare in un determinato luogo, ci darebbe la possibilità di organizzarci meglio e di dare questa comunicazione di eventi o conf con largo anticipo e quindi dare la possibilità a più persone di essere presenti e di divulgare di più diciamo lo svolgimento di questo evento senza essere diciamo non avvisati. Altre cose, anche quest'anno abbiamo mantenuto le stesse prerogative degli anni scorsi, quindi tutto è sempre aperto ai vostri consigli, alle vostre proposte. Vi invitiamo anzi a essere più attivi anche sulla mail list piuttosto che sulle chat con proposte o critiche, anche sempre non aggressive, mi raccomando. Bene, apprezzo alla fine
l'intervento di Lothar è stato molto bello avere un riconoscimento del lavoro fatto in tutti questi anni. Credo che il gruppo se lo meriti. Siamo un gruppo coeso. Quest'anno è entrata anche la Flavia, quindi è un valore aggiunto notevole. Un grazie a Flavia per aver accettato la candidatura, per essersi spesa. Ringrazio anticipatamente tutto il consiglio, in particolare voglio ringraziare Emiliano Vavassori, che si è dato da fare in tutti questi giorni per la preparazione della conferenza, la preparazione tecnica, l'organizzazione, veramente un grande aiuto in questo momento in cui io personalmente non riesco a essere presente in maniera, diciamo, continua. Un grazie infinito e cedo già la parola a chi viene dopo, quindi siamo con un attimo di anticipo, ma vedrete che poi il ritardo potrebbe arrivare. Oppure se avete domande o altre cose, io le potrei vedere tranquillamente sulle chat e vediamo di rispondere in questi minuti che ci rimangono. Intanto grazie e mi muto. Scusate un attimo, mi sono dimenticato una cosa importante, di ringraziare i nostri sponsor, chiamiamoli così, che non è corretto, ma insomma, quindi il consorzio GAR, The Document Foundation e ILS in particolare, che ci ha dato anche la piattaforma sulla quale stiamo trasmettendo questa cosa. Grazie. ILS e GAR, come sempre, disponibilissimi, con grande partecipazione. Del resto parliamo sempre dello stesso argomento, quindi open source e libertà digitali.